benvenuto sul volo 2, 5, 1, 2. In partenza da Milano, destinazione villaggio di Babbo Natale. Benvenuti su Polar Jazz, la compagnia che vi porta nel sogno del Polo Nord. Il capitano e l'intera crew vi dà il benvenuto sul volo 2, 5, 1, 2. In partenza da Milano, destinazione villaggio di Babbo Natale. Il volo avrà la durata di 4 ore e 10 minuti. Voleremo sopra paesaggi incredibili e quando verrà buio forse vedremo Sua Maestà Aurora Boreale, quindi dai sempre un'occhiata fuori dal finestrino. Vi chiediamo 2 minuti di pazienza per la dimostrazione di sicurezza. Il bagaglio a mano deve essere sistemato sotto la poltrona davanti a voi o negli alloggiamenti sopra di voi. Allacciate la cintura di sicurezza finché segnalato. Per slacciarla, sollevate l'apposita parte delle fibbie. Chiudete i tavolini e posizionate gli schienali della poltrona verticalmente durante il decollo e l'atterraggio. Non è molto probabile, ma in caso di emergenza mettetevi in posizione di sicurezza. Le nostre filate renne verranno in nostro soccorso in un battibaleno e ci aiuteranno a volare. In caso di depressurizzazione, le maschere dell'ossigeno si renderanno automaticamente disponibili. Prendetela e attivatela portandola verso di voi. Coprite naso e bocca e respirate normalmente. Sistemate prima la vostra maschera e poi aiutate gli altri. Le uscite di sicurezza di questo aereo sono indicate da appositi segnali. Individuate quello più vicino a voi, che potrebbe essere anche alle vostre spalle. Un sentiero illuminato faciliterà il raggiungimento delle uscite. Il salvagente si trova nella tasca sotto la vostra poltrona. In caso di necessità, indossatelo e gonfiatelo tramite l'apposita maniglia rossa. Se necessario, soffiate nel tubo di gomma. Vi ricordiamo inoltre che non è consentito l'utilizzo di nessun dispositivo elettronico. Vi preghiamo quindi di attivare la modalità aereo. Nella tasca delle poltrone in fronte a voi troverete il cartello illustrativo con le norme di sicurezza. Vi invitiamo a prenderne visione attentamente. Vi ricordiamo inoltre che non è consentito fumare su questo aeromezzo, essere tristi o anche essere di cattivo umore. Anche nei bagni sono presenti dei sensori. In caso di bisogno, gli elfi sono perfettamente addestrati per fornirvi tutta l'assistenza necessaria. Vi auguriamo un volo magico. Ciao, non vedevo l'ora che tu saresti sul nostro nuovissimo Polar Jet. Sai, è riservato solo alle persone che hanno un rapporto speciale con noi, con il Polo Nord, con Mamma Natale. Quindi sì, non capita di certo a tutti. Mi faresti vedere il biglietto ed è arrivato? Okay.
per entrare nel nostro villaggio. Quindi, dillo. Molto bene. Adesso, prima di decollare, ti chiedo un pochino di pazienza, perché ovviamente, essendo un aereo, dovrò fare la safety demonstration. Spero che non ti annoierà, ma cerchiamo di rendere il più magica possibile. Quindi adesso un po' di pazienza e poi decolliamo. Fammi vedere la cintura. Di leggerla attentamente. È molto importante, e visto che la sicurezza prima di tutto, vorrei che ci prestassi attenzione. Ok, te la lascio qui. Vogliamo che questo volo sia a dir poco magico per te. Quindi posso offrirti qualcosina? Una tisana, un po' di cioccolata. Abbiamo una bevanda di avena al cioccolato, secondo me squisita. Prima però ti chiedo di disinfettarti le mani. Tutto ciò che richiama il Polo Nord, come la neve e i pupazzi di neve. Noi ci teniamo davvero tanto. Questo è un semplice germani. Ma certo che lo puoi tenere. Sì, sì. Te lo farò trovare in valigia al tuo ritorno. Non c'è problema. Sei il nostro ospite. Ogni tuo desiderio verrà esaudito. Bene. Adesso, latte al cioccolato. Dicevo,
cose ricordano Babbo Natale e tutta questa atmosfera. Questi sono i succhi da riposo. Ormai gli anni si fanno sentire. Cioccolato, latte d'avena. C'è qualcosa di più buono? È la mia colazione tutte le mattine. Ancora. Ecco qua te. Buonissima. Sì, la puoi tenere. Adesso abbiamo preparato con cuore e con amore per te un pacchetto di benvenuto. Te lo faccio vedere subito. Eccomi qua. C'è scritto Buon Natale. Esatto. Nella tua lingua. È un odore molto buono. Guarda qui quante sorprese che ti ho preparato. Cominciamo da questa qui. Questa è una natalizia con polvere di perla e olio di argan per pelli secche. Infatti troverai molte creme perché la pelle si secca e vola, no? Quindi se vorrai, quando guarderai un bel film ovviamente degli auricolari per poter ascoltare i film sul getto. Sono molto comodi. Non come quelli che di solito ti danno. Noi ci teniamo. Poi una candela. Accendere qui.
buonissimo, proprio come piace a me. Un po' di tortelli amaretti. Sì. È ispirata a Strasburgo, una delle mie città preferite. E questa è da portare a casa come pensierino. Non puoi accenderla qui, ovviamente. Poi. Io ho portato tutte delle mini taglie perché siano comode in viaggio. E c'è... Quanta carina questa! È una crema occhi. Sì. C'è una crema occhi. Di spa qui e sempre per quanto riguarda le cose troppo carine c'è anche questa mini crema guarda oh. È all'uva ed è a forma di piccolo barattolino di miele oh. Io adoro queste Oh sì, è normale che fuori ci sia già buio. Sì, spero che tu abbia guardato un po' giù prima. E beh, più andiamo in alto, più viene buio presto. Chi lo sa, sì. Magari riusciremo a vederla anche dall'aereo, l'Aurora. La nostra bellezza più bella, forse. Abbiamo un geldozzo. Perché dopo questo viaggio tu ti possa rinfrescare un pochino. E anche ovviamente un burro labbra. Invece viene dal mio continente preferito, l'Africa, ed è a base di olio di baobab. Io ho avuto la fortuna di viaggiare un po' tutto il mondo, grazie al mio lavoro, al fatto di essere un elfo di Babbo Natale. È bellissimo e mi permette di conoscere tanti bambini. Quanti ricordi. Andiamo a vedere poi cosa ti ho preparato. Ti ho messo due tisane. Sì, le puoi prendere qui. Una è all'echinacea e lampone. No, scusami, mirtillo. E i mirtilli crescono tanto nel Polo Nord e quindi noi. E invece una alla camomilla.
un sogno d'occhi aperti, e forse lo è. Che sì, anzi, te le devi mettere ora con l'alberello di Babbo Natale. Con l'alberello di Natale sono morbide e calde. Così magari ti sentirei anche più a casa, a tuo agio qui. Questo è bello. E questo verde è il mio colore preferito. Non so se si nota. Dietro hanno tanti fiocchi di neve e sopra hanno questa deliziosa renna. Un piccolo pensilino per farti fare buon viaggio. Allora io ti lascio tutto qui. Bene. E prima di farti fare un buon viaggio, dico un po' quello che faremo quando arriveremo. Arriveremo direttamente nella pista del villaggio di Babbo Natale e di noi elfi. Babbo e Mamma Natale, ovviamente. E vedrai da fuori, sarà bellissimo con tutte le luci. È veramente magico, magico, magico. E poi ti farò fare una gita con gli aschi, se vorrai potrai vedere le renne, l'allevamento, diciamo più, diciamo sì, la renna di Babbo Natale è come, sono come i vostri cani, ecco, noi abbiamo le renne, sì, siamo affezionati come sì, fanno parte della nostra famiglia. Sono gli alleati più preziosi, come noi, di Babbo e Mamma Natale. E poi, beh, ma perché ti rovino la sorpresa? No. Per quello, beh, dovrei aspettare di scendere da quest'aereo. Bene. Ma guarda. Si vede l'aurora, maestosa aurora.
direi che ti auguro un buon viaggio e quando ti sveglierai, beh, saremo in un posto magico, il posto più magico. Il benvenuto nel villaggio degli elfi e di Babbo e Mamma Natale. Non lo so, guarda che magia, e nevica, è tutto così perfetto. Ok, lo so, sei vestita, ma c'è un po' freddo. No, io ci sono abituata, figurati. Ok, allora andiamo dentro. Eccoci qui. Questo, diciamo, è uno degli ingressi e mi raccomando, qui vi c'è il silenzio, a meno che tu non debba parlare con me o con qualche mia collega. Adesso capirei subito perché. Andiamo. Sono 2 minutini di cammino. Andiamo. Eccoci arrivati. Questa è una delle mie stanze preferite. E adesso capirei subito perché. Qui ci sono migliaia. Diverse da tutti i paesi del mondo. Quindi ho solo poche. Non si possono leggere, però guarda che belle. La cosa che mi piace di più è che tutte siano diverse e questo crea un disordine molto magico. Non le possiamo leggere, ma ti posso dire dove vengono. Allora, vediamo. Guardiamo questa rosa. Questa rosa viene. Questa rosa viene dall'Australia, da un paesino vicino a Sydney. Bimba di 5 anni. Questo Alaska. Che meraviglia. Vediamo qui. La Paz. Oddio, che meraviglia. Qui. Qui.
Sandakan, Malesia. Questa era la statuetina. Guardiamo qui. Questa viene Napoli. Da Napoli. Oh, grossa, che carina. L'ultima. Cittadina un po' piccola del sud del Kenya. Oh, ci sono tanti bambini dolci lì. Come in tutto il mondo. Bene, queste appunto sono solo poche poche letterine, però questa stanza è tanto speciale perché quando sono un po' stanca, sai, c'è tanto lavoro dietro al Natale, vengo qui e leggo le letterine di questi bambini speranzosi da tutto il mondo e mi sarei buon umore e per questa è una delle mie stanze preferite. Adesso andiamo in un'altra stanza invece in cui si fa un bel po' di fatica, ma ne vale davvero la pena. E qui farei anche un workshop, si dice così. Imparerai a incartare bene un regalo, così quando farai i regali, beh, ormai l'anno prossimo, sarai il bambino, la bambina che farà regali più belli, i pacchetti più belli che ti siano mai visti. Sì, ti faranno tutti i complimenti. Ok, andiamo. Andiamo. Dov'è? Immaginavi così? Sì, questo è un laboratorio di tantissimi. Siamo in migliaia di elfi in realtà. Però. Oh, sì. Li inventiamo tutti noi. Esatto. E un pochino, ovviamente, in realtà sono anche inventati dalla fantasia di bimbi in tutto il mondo che a volte si inventano dei giocattoli noi. Li produciamo. Sì. Ti voglio far vedere. Questo è un esempio di giocattolo e che quest'anno è andato tanto. Noi cerchiamo sempre di fare giocattoli più sostenibili possibili e utilizziamo legna riciclata. Inoltre, giocattoli in legno, diciamo che intanto secondo me sono più. Poi torneranno nel tempo e i bambini diventeranno grandi e li regaleranno ad altri bambini, in modo che questi giocattoli durino anni e anni e anni, anni e non venga sprecato nulla. Questo ad esempio è troppo carino. È un piccolo computer in legno. Qui c'è la lavagna. Ti piace? Teniamo tanto. Vogliamo che i nostri regali siano originali, utili e sì, che creino tanta gioia nei bimbi. Perché tutto ciò che conta, no? Che siano felici. Sì, così possono anche imitare i grandi che lavorano e loro stanno col loro computerino. Hai ragione. E direi che adesso è proprio arrivata l'ora della tappa. Beh, forse più interessante. Sto parlando della cucina.
cucina. Arrivati in cucina. Sento odore di zenzero, cannella, noce moscata, pizza. Pizza stasera, pizza. Presento l'elfo capo chef pasticceria. Bonjour. Sì, è francese. Ovviamente sa parlare delle lingue come bienvenue. Tutti noi. Del villaggio di Babbo Natale. Il mio tris nonno e tris nonna venivano da Nizza, una cittadina in Francia. Loro erano famosissimi pasticceri. E un giorno, la notte di Babbo Natale, hanno offerto dei dolci talmente buoni a Babbo Natale che li ha assunti. Non è dolcissima. Di generazione in generazione siamo elfi. Direi che se lo merita. Si merita un bel biscotto. Sì. Biscotti a forma di albero di Natale con praline e cacao. Oh, non sono dei semplici biscotti. Assaggia. Lo so. Sono contenta che tu l'abbia incontrata. È vero che è dolcissima, anche secondo me. E com'è quel biscotto? È la cosa più buona che tu abbia mai assaggiato. Lo so. È la magia del Natale. Oh, lo so. Di cioccolata, la granella di zucchero e tutte queste spezie perfettamente bilanciate all'interno di una pasta frolla morbida che si scioglie in bocca. Puoi provare a rifarle a casa, ma non lo so. Ma te sei la migliore qui, eh? E poi, come ti ho detto, nel sangue praticamente. Sì, dopo ne puoi prendere quanti vuoi. Adesso volevo mostrarti l'ultima stanza. In realtà non è proprio una stanza, è esterna. E dopo direi
alle renne, se vuoi fare il tuo giro in motoslitta o se vuoi semplicemente addormentarti un pochino. Perché devi riposare? Oh, lo sai perché? Non lo sai? Beh, dopo te lo spiego. Ma adesso andiamo. Anzi, sai cosa? Prima di andare fuori nella serra c'è una stanza che voglio farti vedere. Voglio premiarti. Ok, quindi non dirlo a nessuno. Shh, sarà il nostro segreto. E adesso andiamo nella stanza in cui ci sono tutte le liste dei bambini buoni e cattivi. Andiamo. Immaginavi così? No. Beh, sì, adesso abbiamo anche la lista online, si dice così. Però io personalmente sono una grandissima fan del cartaceo. Qui ci sono tutti i libri, tutte le liste. Non posso dirti se i compagni di classe sono sulla lista dei buoni o sulla lista dei cattivi. Ma una cosa possiamo farla. Non c'è nulla di male. Dimmi il nome dei tuoi genitori. Andiamo a vedere se da piccoli sono stati buoni o cattivi. Oh, non si potrebbe. Però vabbè. Dimmi l'anno in cui erano bambini. La città. Aspetta che cerco. Pordenone. Ok. Questo è il libricino magico. Perché è così piccolo? Ma perché secondo te come fanno a starci tutti i libri? Ogni anno che passa si riducono un pochino, magicamente. Quindi questi che vedi sono recenti. Invece pian piano che il tempo passa si rimpiccioliscono. Non puoi vedere. A parte che non capiresti. Allora dimmi nome, cognome e data di nascita del... Ok. Sì, che interessante. Ebbene sì, sappi chi è un tuo genitore. Nel 75 è stato cattivo. Sono quell'anno in realtà.
Un dispetto al fratello e per questo si è rotto il polso. Ai ai ai, è proprio a ridosso del Natale. Deve essere stato un duro colpo. Chi ne sa, lista dei cattivi. Non te lo saresti mai aspettato, ma non lo puoi rinfacciare. E ora un altro nome. No, qui non c'è nulla di cui sparlare. Fedina penale. Intatta. Pulitissima. Wow. Ecco da chi hai preso. Veramente incredibile. Qui non c'è nulla di cui sparlare. Beh, basta. Allora era. Adesso sì, possiamo andare alla nostra ultima tappa, la serra. Eccoci qua. Lo so, quanto è bella. Oh no, il sole è finto. C'è buio pesto fuori. Però le stelle di Natale hanno bisogno di decisamente più luce di quanto ne offre il Polo Nord in questo periodo dell'anno. Sono i giorni più corti anche per voi, giusto? Esatto. E ho anche un dono per te. Guarda qui. Ho una piccola stella di Natale. Sì, è vero, tocca. Ho pensato di regalartela. Perché questa se ne prenderai cura. Potrà crescere, diventare grande. Vivono tutto l'anno in questo periodo. Magia di questa pianta che prima è verde e poi si trasforma in rossa. Ma dimmi, ma come fa la gente a non credere alla magia? È così palese a tutti, la vediamo tutti i giorni. Se solo anche gli adulti ci credessero un po' di più. Basta osservare la natura intorno a noi. Domani sera, sì, tra il 24 e il 25, incontrerai mamma.
mamma Natale. Lei mi ha detto che questo mi sembra sia il quarto anno che la incontri. È veramente affezionata a te. E adesso? Gentile. Non dimenticarti di questi momenti. Beh, allora dai, riposati che domani sera è la grande serata. La serata più magica dell'anno. La vigilia di Natale. Mamma Natale ti aspetterà. Spero che questo torti sia piaciuto. E il tour della casa degli elfi, io spero di sì, ci tenevo da matti che tu ti sentissi accolto, accolta in al Polo Nord, dove per noi è casa tutto l'anno e c'è magia tutto l'anno. Volevo che quest'anno ancora di più sentissi con te la magia del tantissimi regali. Scambierò un po' i ruoli con il ruolo con mio marito. Perché? Ho un sacchetto pieno di toni sonori. Ci sono tanti oggetti che secondo me fanno un suono splendido e che spero riusciranno a calmare un pochino la tua agitazione da vigilia di Natale. Io so che non vedi l'ora di domani, non vedi l'ora di mangiare tanto e bene, non vedi l'ora di aprire i tuoi regali, non vedi l'ora di passare il tempo con le persone che ami. E è molta fortuna poter fare tutto ciò, perché non tutti possono. Molte delle cose che ho scelto per te sono giochi sensoriali, ma cosa vuol dire? Sono giochi fatti per stimolare gli sensi, ma oggi andremo a dedicarci all'udito. Sono giochi che si usano anche per l'apprendimento, sono molto interessanti. Ti lascio sentire questo tubetto magico.
tra le spese.